pur disputando una splendida partita, la Lazio ha perso oggi contro la Juventus. Ma gli azzurri non possono recriminare nulla, se non la straordinaria bravura di Zoff, che d'altronde difende la porta dei campioni d'Italia. La squadra bianconera, costretta dal gioco rapido e pressante degli avversari a severi compiti difensivi, ha d'altra parte colpito con abilità al momento giusto. E se José Altafini non avesse smarrito la mira due volte nella ripresa, il bottino a favore della Juve avrebbe potuto essere anche più vistoso. Brevi cenni di cronaca. Al 12° su centro da destra Spinosi allontana, spara di controbalzo Manservisi e Zoff mette in angolo con difficile intervento. Ancora gli azzurri all'attacco. Zoff esce e rinvia corto. Chinaglia tenta il pallonetto che il portiere riesce a deviare. Poi Zoff interviene su Garlaschelli ma la palla finisce a Rececconi. Il tiro va alto. 19° punizione di Haller. Bettega si stacca e infila di testa. Juventus 1, Lazio 0. Rivediamo il gol da un'altra angolazione, annotando che Bettega aveva finora segnato una sola volta nell'andata proprio contro la Lazio. Al secondo della ripresa, punizione di Haller. Anastasi tira a rete e Bettega devia in porta. Ma Angonese annulla, forse per fuorigioco di Altafini. 33° centro dosato di Rececconi, colpo di testa di Facco e parata volante di Zoff. Subito dopo ancora un'occasione per Altafini che si destreggia da par suo, ma fallisce la conclusione.